Ciao, sono il dottor Max, della PharmaMax, che si occupa della pubblicazione dei foglietti illustrativi dei farmaci in formato video, dove io personalmente vi leggerò i bugiardini. In questo video ti leggo il bugiardino del farmaco. Trittico, compressa rilascio modificato Angelini Pharma S.p.A., aziende chimiche riunite Angelini Francesco Craf, sede legale. Ultimo aggiornamento. 25 marzo 2022. Cos'è trittico, compressa rilascio modificato? Confezioni, informazioni commerciali sulla prescrizione, indicazioni, posologia, controindicazioni, avvertenze speciali e precauzioni di impiego, interazioni con altri medicinali e altre forme di interazione, assumere trittico, compressa rilascio modificato durante la gravidanza e l'allattamento, effetti sulla capacità di guidare veicoli e sull'uso di macchinari, effetti indesiderati, sovradosaggio, proprietà farmacodinamiche, proprietà farmacocinetiche, dati preclinici di sicurezza, elenco degli eccipienti farmaci esteri. Cos'è trittico, compressa rilascio modificato? Trittico, compressa rilascio modificato, è un farmaco a base del principio attivo trazodone cloridrato, appartenente alla categoria degli antidepressivi e nello specifico altri antidepressivi. È commercializzato in Italia dall'azienda Angelini Pharma S.p.A., aziende chimiche riunite Angelini Francesco Craf, sede legale. Trittico, compressa rilascio modificato, può essere prescritto con ricetta RR, medicinali soggetti a prescrizione medica. Confezioni trittico 150 mg 20 compresse divisibili a rilascio prolungato, trittico 75 mg 30 compresse divisibili a rilascio prolungato. Informazioni commerciali sulla prescrizione. Titolare: Angelini Pharma S.p.A., aziende chimiche riunite Angelini Francesco Craf, sede legale. Ricetta: RR, medicinali soggetti a prescrizione medica, classe A, principio attivo trazodone cloridrato, gruppo terapeutico antidepressivi, forma farmaceutica compressa rilascio modificato, indicazioni disturbi depressivi con o senza componente ansiosa. Posologia: l'uso del prodotto è limitato ai pazienti adulti. Le compresse sono divisibili in tre porzioni per consentire una posologia progressiva con dosi frazionate, a seconda della gravità della malattia, del peso, dell'età e delle condizioni generali del paziente. Si consiglia di iniziare il ciclo terapeutico con una somministrazione serale e con dosaggi giornalieri crescenti. Trittico compresse a rilascio prolungato può essere somministrato a stomaco vuoto o dopo i pasti, vedere paragrafo 5.2. Il medicinale va assunto per cicli terapeutici di almeno un mese. Adulti 75-150 mg al giorno, da somministrare in dose singola la sera prima di coricarsi. La dose può quindi essere aumentata fino a 300 mg al giorno, da ripartirsi in due somministrazioni. Nei pazienti ospedalizzati la dose può essere ulteriormente aumentata fino a 600 mg al giorno in dosi ripetute. Anziani. Nei pazienti molto anziani o in quelli defedati, la dose iniziale raccomandata è di 100 mg al giorno, somministrata con la dose divisa o in dose unica, da somministrare la sera, vedere paragrafo 4.4. Questa dose può essere successivamente aumentata, come descritto nella posologia per gli adulti, secondo il giudizio del medico, in accordo alla tollerabilità ed efficacia. In generale, dosi singole superiori a 100 mg dovrebbero essere evitate in questi pazienti. È comunque improbabile che siano necessari dosaggi superiori a 300 mg al giorno. Popolazione pediatrica. L'uso di trazodone non è raccomandato nei bambini e adolescenti al di sotto dei 18 anni di età, a causa della mancanza di dati sulla sicurezza. Compromissione epatica. Trazodone è soggetto ad un intenso metabolismo epatico, vedere paragrafo 5.2, ed è inoltre stato associato ad epatotossicità, vedere paragrafi 4.4 e 4.8. Prestare cautela quando trazodone è prescritto a pazienti con insufficienza epatica, soprattutto nei casi di insufficienza epatica grave. Valutare la necessità di monitorare periodicamente le funzioni epatiche. Compromissione renale. Generalmente non sono necessari aggiustamenti del dosaggio, ma occorre porre cautela quando il trazodone viene prescritto a pazienti con insufficienza renale severa, vedere anche paragrafi 4.4 e 5.2. Controindicazioni: ipersensibilità al principio attivo o ad uno qualsiasi degli eccipienti, elencati al paragrafo 6.1. Intossicazione alcolica ed intossicazione da ipnotici. Infarto acuto del miocardio. Avvertenze speciali e precauzioni di impiego: uso in bambini e adolescenti di età inferiore ai 18 anni. Trazodone non deve essere utilizzato per il trattamento di bambini e adolescenti al di sotto dei 18 anni di, vedi la scheda tecnica del farmaco, RCP, completa.
accedi al sito www.codifa.it. Interazioni con altri medicinali e altre forme di interazione generali. Gli effetti sedativi di farmaci antipsicotici, ipnotici, sedativi, ansiolitici e antistaminici possono essere intensificati. In questi casi ridurre il dosaggio. Il metabolismo degli antidepressivi è accelerato dagli effetti epatici, vedi la scheda tecnica del farmaco, RCP, completa. Accedi al sito www.codifa.it. Interazioni riportate su letteratura scientifica internazionale. Prima di prendere trittico, compressa a rilascio modificato insieme ad altri farmaci come Daparox 33,1 mg/ml, Daparox, compressa rivestita, Dropaxin, Eutimil, compressa rivestita, Eutimil, sospensione, Fluoxeren, Fluoxetina Accord, Fluoxetina Almus, Fluoxetina Doc generici, Fluoxetina EG, Fluoxetina Euro generici, Fluoxetina Fidia, Fluoxetina Generics, Fluoxetina Milan Generics, Fluoxetina Ratiofarm, Fluoxetina Sandoz GmbH, Linarc, Linezolid Accord Healthcare, Linezolid Aurobindo Italia, Linezolid Aurobindo, Linezolid B. Brown, Linezolid Kabi, Linezolid Krkadig D, Linezolid Krka, Linezolid Milan Pharma, Linezolid Teva, Paroxetina Almus, Paroxetina Aurobindo, Paroxetina Doc Generici, Paroxetina EG, Paroxetina Exal, Paroxetina Milan Generics, Paroxetina Pensa, Paroxetina Ratiofarm, Paroxetina San, Paroxetina Zentiva, Profelix, Prozac, Samska, Serestil, Sereopin, compressa rivestita, Sereopin, sospensione, Seroxat, compressa rivestita, Seroxat, sospensione, Stiliden, Tolvaptanteva, Xeredien, Zivoxid, compressa rivestita, Zivoxid, granulato, Zivoxid, soluzione, uso interno, eccetera. Chiedi al tuo medico o farmacista di fiducia di verificare che sia sicuro e non dannoso per la tua salute assumere trittico, compressa a rilascio modificato durante la gravidanza e l'allattamento. Posso prendere trittico, compressa a rilascio modificato durante la gravidanza e l'allattamento? Gravidanza, dati su un numero limitato, 200, di donne gravide esposte al trazodone indicano l'assenza di effetti avversi per la gravidanza e la salute del feto barra neonato. Ad oggi non sono, vedi la scheda tecnica del farmaco, RCP, completa. Accedi al sito www.codifa.it. Effetti sulla capacità di guidare veicoli e sull'uso di macchinari. Il trazodone ha una influenza lieve o moderata sulla capacità di guidare e sull'utilizzo di macchinari. I pazienti devono essere allertati circa i rischi di guidare e usare macchinari, a meno che essi siano sicuri di non essere affetti da sonnolenza, sedazione, vertigini, stato confusionale o visione offuscata. Effetti indesiderati. Casi di ideazione e comportamento suicidari sono stati riportati durante la terapia con trazodone o nelle prime fasi che seguono la sospensione del trattamento. I seguenti sintomi, alcuni dei quali, vedi la scheda tecnica del farmaco, RCP, completa. Accedi al sito www.codifa.it. Sovradosaggio. Caratteristiche di tossicità. Le reazioni più frequentemente riportate in caso di sovradosaggio includono sonnolenza, vertigini, nausea e vomito. Nei casi più seri sono stati riportati coma, tachicardia, ipotensione, iponatremia, convulsioni e insufficienza respiratoria. Le alterazioni cardiache possono includere bradicardia, prolungamento dell'intervallo QT e torsioni di punta. I sintomi possono comparire entro 24 ore o più dopo il sovradosaggio. Il sovradosaggio di trazodone in combinazione con altri antidepressivi può causare sindrome serotoninergica. Trattamento. Non esiste un antidoto specifico al trazodone. Il carbone attivo può essere utilizzato negli adulti che hanno ingerito più di 1 g di trazodone o nei bambini che hanno assunto più di 150 mg di trazodone entro un'ora dalla comparsa dei sintomi. In alternativa, la lavanda gastrica, negli adulti, può essere effettuata entro un'ora dall'assunzione di una dose potenzialmente pericolosa. In caso di sovradosaggio i pazienti devono essere tenuti sotto controllo per almeno 6 ore dall'assunzione, o 12 ore nel caso di assunzione di forme farmaceutiche a rilascio prolungato. Monitorare la pressione sanguigna, il polso e Glasgow Coma Scale, GCS. Monitorare la saturazione dell'ossigeno se la GCS è ridotta. Il monitoraggio cardiaco è appropriato in pazienti sintomatici. Le convulsioni brevi e singole non richiedono trattamento. Le convulsioni frequenti e prolungate devono essere trattate con somministrazione endovena di diazepam, 0,100, minuti e 3 secondi mg/kg di peso corporeo, o lorazepam, 4 mg negli adulti e 0,05 mg/kg nei bambini. Se queste misure non controllano la crisi, procedere con un'infusione endovenosa di fenitoina. Somministrare ossigeno e correggere l'equilibrio acido-base e di disturbi metabolici secondo le necessità del caso. In caso di ipotensione ed eccessiva sedazione il trattamento è sintomatico e supportivo.
Se persiste una severa ipotensione, considerare l'uso di inotropi, quali dopamina o dobutamina. Proprietà farmacodinamiche e categoria farmacoterapeutica. Psicoanalettici, antidepressivi, codice ATC. N06-ANX05 trazodone è un derivato triazolpiridinico efficace nel trattamento di tutti i disturbi depressivi, compresa la depressione associata ad ansia e di disturbi del. Proprietà farmacocinetiche: dopo somministrazione orale singola di trittico 75 mg, viene raggiunta una Cmax di circa 0,7 mg/ml, con un Tmax a 4 ore dopo l'assunzione, ed un AUC di circa 8, dati preclinici di sicurezza tossicità acuta. La DL50 del trazodone per via orale è 610 mg/kg nel topo, 486 mg/kg nel ratto e 560 mg/kg nel coniglio. Gli effetti osservati consistevano in sedazione, salivazione, elenco degli eccipienti saccarosio, povidone, cera carnauba, magnesio stearato. Fonte, foglietto illustrativo. AIFA, Agenzia Italiana del Farmaco. Le informazioni presenti possono non risultare essere aggiornate. Per avere accesso alla versione più aggiornata, si consiglia l'accesso al sito web dell'AIFA, Agenzia Italiana del Farmaco. Grazie per avermi seguito fino a qui, spero che la Pharmamax ti sia stata utile, iscriviti al canale e sarai informato sulla pubblicazione dei nuovi video bugiardini. Buon proseguimento, ci vediamo al prossimo farmaco esaminato.